Ciao a tutti e oggi andiamo con sempre tutorial HTML, le basi, come inserire un link. Quindi oggi vi insegno a mettere un link e poi anche per aprire anche in una nuova scheda e per tornare indietro. Quindi apriamo, io apro sempre lo stesso progetto dell'altra volta, è già scritto tutorial 5, e quindi il tag per il link, intanto P. Poi dobbiamo scrivere A, poi HRF, mettere l'uguale, l'aperta virgolette. Ah, vi lascio la playlist completa dei tutorial qua sopra in alto a destra nelle schede. E poi dobbiamo mettere il link HTTPS, perché per noi cosa mi... Allora, qua scriviamo. Io metto il link nel mio sito. Via, abbiamo scritto, lo copio e lo incollo. Poi cosa possiamo fare? Poi dopo il coso dobbiamo chiudere il tag A, ovviamente, e scriviamo qui in questo punto il testo, tipo possiamo scrivere sito. Ora lo salviamo, andiamo a aprire il file e ancora non è uscito, e chissà perché, forse problemi tecnici, sicuramente ho sbagliato qualcosa che non devo fare. Ora rivediamo, perché ecco, avevo sbagliato una cosa, vedete che me lo apre. Torno indietro, torniamo su Dreamweaver, qui vedete che ho inserito un link su blocco note di Windows, dove ti scrivo ovviamente tutto. Su Dreamweaver lo scrive, ma quando vi scrive quello che ha scritto prima, tipo questo qua, no? Ha scritto A, quando ha scritto così, allora significa che avete sbagliato, non è giusto, quindi dovete cancellare sto tag su Dreamweaver se lo scrive, che sia per Windows sia per Mac, così, e dovrebbe venire giusto. Ora sì, in teoria dovreste chiuderlo dopo, però vabbè, non serve chiudere un HTML5. Poi per aprire una nuova pagina facciamo messi. Allora dobbiamo fare, per aprire una nuova pagina dobbiamo andare, credo, qui e scrivere target dopo le virgolette uguale aperte virgolette blank. Allora, prima di scrivere blank dovete mettere adesso, vediamo se funziona, vedete che mi apre una nuova scheda. Torniamo qua, ora arriva la parte un po' più difficile, forse non tanto difficile, è una parte un po' complicatina, ma dipende, vedrete che lo saprete. Allora, per tornare indietro, cioè all'inizio pagina, tipo da qui in fondo tornare qua sopra, come dobbiamo fare? Allora, intanto dobbiamo mettere, andare qua sopra alla nostra pagina e mettere A name, poi dobbiamo scrivere, dargli un nome. Sì, questo è complicato anche per me, quindi scriviamo tipo inizio. Ok, e chiudiamo. Speriamo che stia andando tutto bene, perché qua succede tante volte di sbagliarsi.
e va messo dopo il body. Poi devo mettere qua A HF, poi dobbiamo mettere tra virgolette hashtag, che col computer spero che sapete che si fa, inizio, come abbiamo chiamato quello, questo sopra abbiamo chiamato inizio. Allora qua dobbiamo scrivere hashtag inizio. Poi possiamo scriverci un testo tipo home page, oppure torna su, per dire, è come un segnalibro. Ok, adesso speriamo che abbia funzionato, perché qua ho fatto anche un errore una volta e mi torna su, vedete, e quindi siamo a posto così. Come sempre, il prossimo tutorial sarà venerdì alle 16:30 e vi insegnerò come inserire un'immagine. Ok. Poi il prossimo episodio su Ademo Scritto è mercoledì alle ore 16, cioè domani. E quindi poi vi ricordo anche di installarvi l'app di Ademo Scritto, che praticamente è tutta questa qui, che l'ho scritta tutta io. È ancora in aggiornamento, però vedrete che andrà tutto bene. Quindi vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like al video e ciao, e al prossimo video. Ciao!